Non so se lo sapevi, ma per fare content creation, quindi per produrre dei contenuti, bisogna investire soldi anche nei software. In questo video ti racconto tutti i software ai quali sono abbonato, quanto spendo all'anno e insieme cercheremo di capire quali è possibile eliminare. Iniziamo! Come ti raccontavo nell'introduzione, purtroppo sì, oltre ai microfoni, alle schede audio, alla videocamera, agli obiettivi, eccetera, eccetera, spesso, anzi quasi sempre in realtà, ci sono dei software che ci servono per fare il nostro lavoro, quindi per produrre dei contenuti. Sono software di vario tipo, adesso ti farò vedere quelli che utilizzo io e ti racconterò anche quanto spendo all'anno, perché è troppo facile dire ho guadagnato $1 miliardo in 5 minuti su YouTube e adesso vi insegno come si fa. Non nel mio caso, purtroppo, ma ti faccio vedere quanto costa, non per avvilirti, ma semplicemente per ragionare su una professione, quella che immagino tu voglia intraprendere come professione, e quindi farti capire che oltre a tutti gli strumenti che ti ho citato prima, ci sono anche dei software. Non sono tutti obbligatori, infatti non ti nascondo che la cifra che verrà fuori, che ti racconto a fine video, è abbastanza alta, infatti voglio cercare di eliminarne qualcuno e voglio farlo ragionando con te. Quindi questo video è totalmente a braccio, ti faccio vedere quali sono i software, quanto spendo e ragiono mentre faccio questo video su quali è possibile eliminare. Ovviamente se hai dubbi, consigli, curiosità, commenta questo video. Te li faccio vedere in ordine casuale, non sono in ordine di importanza, non sono in ordine di costo annuo, sono assolutamente a caso, ho compilato una lista e te li faccio vedere. Iniziamo. Allora, il primo software si chiama Opus Clip, che mi costa 113,97 euro all'anno. Opus Clip che cos'è? Puoi andarlo a cercare sicuramente, ti racconto che cos'è. È un software molto interessante, basato sull'intelligenza artificiale, che serve a caricargli o dargli il link di un video e lui ti taglia automaticamente pezzetti di 30 secondi o 60 secondi o 90 secondi in base a quello che tu stabilisci, se deve essere una storia, se deve essere un reel, se deve essere uno shorts, e lui ti va a prendere, basandosi appunto sull'intelligenza artificiale, quelli che sono, secondo lui, i momenti migliori. Come funziona? Molto bene, ti dà anche i sottotitoli, è un software molto molto completo, però costa 113,97 euro all'anno. Il secondo, Canva. Canva non credo di poterlo togliere mai, mentre su Opus Clip probabilmente possiamo farci un pensierino. Canva assolutamente no. Canva è il software di grafica. Nonostante io sappia usare Photoshop, nonostante io abbia la suite di Affinity, che secondo me è infinitamente migliore rispetto a Photoshop, eccetera, eccetera, lo so che sto alzando un polverone su questo, ma è una suite che paghi una volta sola e ti resta per sempre. Ogni software mi pare in offerta costa tipo 57 euro per sempre. E ci sono tre software che sono diciamo l'alternativa Photoshop, Illustrator e InDesign. Io uso quella suite e mi trovo benissimo. Però Canva ha rivoluzionato tutto. Ha rivoluzionato tutto perché con i suoi strumenti di intelligenza artificiale mi permette di fare ad esempio uno screenshot di questa composizione, scontornarmi, prendermi e spostarmi un po' più a destra, un po' più a sinistra, mi permette di fare di tutto. Tutte le copertine dei miei video sono fatte con Canva. E Canva la uso anche per corsi di formazione dove insegno appunto come utilizzarlo, non solo per fare copertine di video, ma anche per fare post sui social, per fare newsletter, per fare brochure, volantini, insomma di tutto. Quindi Canva, 110 euro all'anno, super. Non è una di quelle voci che posso eliminare. Opus Clip probabilmente sì. iCam Live. Allora, iCam Live qui vedi due prezzi. 384 / 48. Perché? Perché sono riuscito... Non perché chissà come, ma ho comprato tempo fa un lifetime su iCam Live e quindi l'ho pagato una volta, mi pare 90 euro per sempre. E avevo la versione base. Dopodiché ho preso un'offerta, mi pare con un Black Friday, se non ricordo male, un Cyber Monday, insomma quei giorni lì, ho preso un'offerta per cui $48 all'anno e io ho iCam la versione Pro. E ci posso fare di tutto, arriva fino in 4K come risoluzione, è un software pazzesco ed è quello che utilizzo per fare live sul mio canale. Quindi se guardi le ultime live, le ultime 5, 6, 10, non mi ricordo quanto, sono tutte fatte con iCam Live. Sinceramente per $48 non credo che possa essere sostituito da nessun altro software, quindi anche questo me lo tengo. Captions. Questa è un'app per telefono, anche se hanno fatto la versione desktop, quindi da computer, ma non è ancora all'altezza. Almeno l'avevo installata, l'avevo provata,
ma non si configurava col mio telefono, quindi non potevo entrare con lo stesso account, avevo un po' di bug. Probabilmente li stanno risolvendo o li hanno già risolti, non lo so. 62,99 all'anno, dollari. No, euro, scusami. Non è un costo eccessivo. Captions a cosa serve? Quando io faccio degli shorts su YouTube, soprattutto su Instagram, aggiungo i sottotitoli. Perché Captions riesce a dare dei sottotitoli che sono anche graficamente belli, ok? E lo fa tutto in automatico. Ha un software di intelligenza artificiale pazzesco in grado di riconoscere le parole, non sbaglia quasi mai. Quasi mai devo modificare, perché puoi farlo, ovviamente. Se lui sbaglia una parola, tu vai lì e modifichi. Quasi mai modifico perché è perfetto. E quindi, certo, potrei farlo a mano con Final Cut Pro X, ma ci metterei una vita. Quindi software del genere potrebbero essere utili. Quindi a questo punto tu mi potresti dire: Ale, scusami, ma Opus Clip e Captions non fanno la stessa cosa? No, perché Captions gli carichi il video e lui ti mette i sottotitoli, in realtà fa anche tanto altro. Opus Clip gli dai il video, lui te lo taglia, eccetera. Sono un po' diversi, però sicuramente tra i due Captions costa la metà. Certo, fa anche meno cose, però andiamo avanti, poi vediamo se ci sono software che si ripetono, perché sai, a volte, soprattutto col Black Friday, Cyber Monday, offerte pazzesche, a volte prendi dei software veramente a 2 lire il primo anno. Il secondo anno il prezzo duplica o triplica e quindi non vale più la pena. Andiamo avanti. Spreaker. Spreaker è la piattaforma che utilizzo per i miei podcast e costa 240 euro l'anno, il piano che utilizzo io. E tanto, sì, rispetto alle cifre che abbiamo visto finora, assolutamente sì, ma non posso farne a meno. Certo, potrei migrare tutto su Spotify for Podcasters, sì, però diciamo ho tutta una serie di agevolazioni su Spreaker e quindi lo tengo. 2,40 all'anno non è poco, ma lo devo tenere per una serie di motivi, convenienza, voglio dire, più che altro. Andiamo avanti. Zencastr. Allora, Zencastr è il software, 216 dollari all'anno, è il software che utilizzo per fare i podcast a distanza, per fare le interviste con, diciamo, ospiti, soprattutto per il podcast che curo per conto del mio editore, dove intervisto altri autori di varie collane della casa editrice per la quale scrivo. 216 euro all'anno. Allora, siccome Zencastr è un po' come Riverside, come Squadcast, come tantissimi altri, fanno un sacco di cose, ti danno anche i video, ti danno anche l'editing, ti danno tutto, a me non serve. A me serve semplicemente registrare, scarico i file audio e me li lavoro su Reaper. Ho provato a contattare Zencastr e gli ho detto: guarda, non hai un piano veramente super mega semplicissimo, perché io non uso i video sulla tua piattaforma. Non uso l'editing, non uso mille altre cose, a me serve soltanto per registrare e scaricare. Quindi se mi dai limitazioni di tempo, se mi dai, non so, una versione depotenziata che costa meno, io resto. Mi hanno detto che non si può fare, quindi sto optando per un'altra piattaforma, non ti voglio dire ancora come si chiama. Settimana prossima, non so quando verrà pubblicato questo video. Vabbè, comunque proverò questo software la settimana prossima rispetto a quando sto registrando, quindi potrei già averlo provato e magari già ci ho fatto un video, perché costa molto meno ed è infinitamente più semplice rispetto a Zencastr, che è quello che serve a me. Quindi non è male Zencastr, non è un software brutto, ci mancherebbe, funziona anche bene, ma fa troppe costa tanto perché fa troppe cose che io non utilizzo. Vado avanti. Envato Elements. Allora, Envato Elements ho uno sconto, anziché pagare 174 euro all'anno, ne pago 106, perché ho fatto uno sconto per sempre con un Black Friday, Cyber Monday, una cosa del genere. Quindi 106 euro all'anno. Che cosa fa Envato Elements? È una delle più grandi piattaforme che ti danno video, stock footage, quindi video di qualsiasi cosa, grafiche, sia statiche che animate, template per WordPress, icone, mockup, penso che sto dimenticando qualcosa, perché c'è tutto su Envato Elements. Tu dirai: Ale, ma perché lo cioè, se fa tante cose, perché l'hai messo qui e perché ne stai parlando? Infatti non sto dicendo che lo eliminerò, però per la musica io utilizzo Upbeat, lo conosci già, c'ho un lifetime, no, non c'ho un lifetime, ma c'ho presi anni fa 3 anni 99 euro. E poi da allora sto facendo tutta una serie di cose per cui sto aumentando, cioè altri 3 anni gratis, quindi mi conviene usare quello. Tra l'altro trovi un video dove ti ho parlato di Upbeat, quella piattaforma di cui ti sto parlando. Quindi Envato Elements è
È utile perché ti permette di avere qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di assets, si chiamano così, ce l'hai. Andiamo avanti. Google One. Impossibile farne a meno. È la piattaforma che utilizzo per fare backup online. Ho 2 tera, presi un'offerta tempo fa perché ero già iscritto quando non si chiamava Google One, mi ricordo come si chiamava, avevo 1 tera e mi hanno raddoppiato i tera, quindi ce n'ho 2, sempre 99,99 euro all'anno, quindi questo impossibile proprio da eliminare, ma assolutamente no. TubeBuddy costa 190,02 all'anno ed è la piattaforma che utilizzo per ottimizzare i miei video su YouTube. Mi permette di fare tutta una serie di operazioni, tra cui secondo me la più geniale è quella di modificare in bulk, quindi tutti insieme, i video. Facciamo un esempio: se voglio andare a modificare la descrizione di ogni, hai visto, no, nelle descrizioni dei miei video ci sono link, se voglio andare a modificare, dicevo, la descrizione di tutti i video aggiungendo qualcosa, togliendo qualcosa, o lo faccio a mano o utilizzo TubeBuddy, non ho alternative. TubeBuddy mi dà anche la traduzione, quando metto i sottotitoli, mi dà la traduzione automatica in qualsiasi lingua del mondo, senza che devo tradurre io, in attesa però che questa funzionalità diventi nativa su YouTube. Mi dà la possibilità di vedere quali sono i termini più ricercati per ottimizzare il lato SEO, i video. Insomma, mi permette di fare veramente tante cose. Quindi credo che anche TubeBuddy sia una piattaforma interessante. Avevo provato anche VidIQ. Sono molto diverse, giustamente sono diverse, per non farsi concorrenza. Bisognerebbe averle entrambe, però costano tanto. Quindi tra le due ho preferito le funzionalità di TubeBuddy, sinceramente. Software di fatturazione. Fattura in cloud. Uso questo software ormai da anni. 147,62 all'anno mi serve perché per fare il content creator serve la partita IVA. Questo trovi diversi video sul mio canale dove ti parlo di fatturazione, dove c'è addirittura un'intervista a una commercialista che ti spiega come fare tutta una serie di cose, quindi come monetizzare. Sì, bellissimo monetizzare, ma se non hai partita IVA non puoi monetizzare. Ok? Non sono io a dirlo. Quindi se vai da qualunque commercialista ti dirà queste cose. E quindi io ho la partita IVA, ce l'ho ormai da 15 anni, e utilizzo Fatture in Cloud per me, per emettere fatture elettroniche, eccetera, eccetera. E quindi anche questo non posso eliminarlo. StreamYard. Allora, StreamYard costerebbe 428 euro all'anno. Euro, sì, perché ho la versione Pro, perché è in 1080. La versione normale, quella che costa meno, registra, fa streaming a 720. E secondo me è inaccettabile fare video a 720p. Non esiste, è una qualità troppo bassa, quindi serve per forza il 1080. E il 1080 costa 4,28. Sono riuscito ad avere uno sconto per sempre da 300 euro. Però sono 300 euro. Tra l'altro, guarda adesso il successivo software, che è Zoom, che mi costa 150 euro. Zoom lo uso per i corsi di formazione, quindi non posso in nessun caso eliminarlo, perché siccome faccio corsi di formazione tutte le settimane, sia miei, perché le persone si iscrivono ai miei corsi, sia aziende mi contattano per fare corsi da loro online, sia scuole di formazione mi contattano per fare da docente, enti di un certo tipo, associazioni, eccetera, lavoro tantissimo come formazione in ambito content creation, ma anche in ambito marketing. Zoom è il mio strumento di lavoro. C'ho tutti i miei corsi programmati lì, corsi che sono in diretta ovviamente, però tutti programmati, quindi non posso in nessun caso liberarmene. Tu dirai: c'è differenza tra Zoom e StreamYard? Assolutamente sì. Zoom è per, almeno la versione che ho io, è per fare corsi di formazione, per fare webinar. E quindi vedi le persone tutte online, potenzialmente possono accendere la fotocamera, la webcam, quello che sia, possono parlare al microfono e quindi è più interessante. StreamYard è più per fare live streaming. Quindi in teoria Zoom e StreamYard non sono in competizione, è in competizione StreamYard con, dov'è? iCam Live. Però tra i due non c'è paragone, perché iCam Live, se faccio da solo le live, ha un audio e un video spaziale. Se faccio le live con più persone, StreamYard funziona molto meglio, perché è cloud-based, mentre iCam è un software che scarico sul mio computer e installo. E quindi già questa è una prima differenza. StreamYard, se vuoi proiettare slide, fare tutta una serie di cose, è molto più veloce e intuitivo. Ok, però StreamYard costa 300 euro, iCam Live mi costa 48 dollari all'anno. C'è una differenza abissale. Quindi penso che StreamYard, mi dispiace veramente tanto, ma dovrò toglierlo.
Ultimo software è l'hosting del mio sito web. Ho un sito web che mi serve per lavorare, perché ci sono i miei corsi di formazione, ci sono le mie consulenze, c'è tutto quello che faccio, i miei libri, i miei podcast, i miei video, tutto sul mio sito. E ho uno sconto su un hosting molto molto bello, molto potente, e anziché pagare 85 euro all'anno ne pago 59,78. Mi hanno fatto lo sconto i ragazzi e quindi sono rimasto con loro. Prima avevo un hosting che era aumentato fino a 320 euro all'anno e mi offriva le stesse cose che mi offrono questi ragazzi a 60 euro. Quindi già ho fatto un grande salto in avanti anni fa e sono riuscito a risparmiare un sacco di soldi. Quanto costa tutto questo? Rullo di tamburi. 1845 euro all'anno. Oh no! Oh no! Ho arrotondato, sai, tra dollari, ho fatto una cosa molto più easy. 1845. Tantissimo. Tantissimo. E quindi sono indeciso. Sicuramente toglierò Opus Clip. E sono i primi 113 euro all'anno. Ovviamente li sfrutto fino a... perché adesso non ricordo quando mi scadono gli abbonamenti, ma ogni volta che scadono, cioè, non li rinnovo. Quindi Opus Clip lo sfrutto fino alla fine e non lo rinnovo. Probabilmente non rinnoverò, Zencastr non lo rinnovo e prendo quell'altro software che costa infinitamente meno. Probabilmente non so Envato Elements se rinnovarlo o meno, perché sì, è vero, c'ha tutto, ma per la musica uso Upbeat. Non faccio... i miei B-roll sono fondamentalmente scene che riprendo io, dei microfoni, delle schede audio, quindi me li faccio io. Quindi li uso veramente raramente, i B-roll. Tutto il resto, per tutti gli elementi della grafica, c'ho Canva. E quindi probabilmente Envato Elements anche lo elimino. Google One no, TubeBuddy no, Fattura in Cloud no, StreamYard è quell'altro che va via, e basta. Quindi probabilmente eliminerò Opus Clip, Zencastr, Envato Elements e StreamYard. Ora, non ho fatto i calcoli per vedere quanto risparmio, ma quello che... una telefonata. Quello che risparmio, risparmio. Quindi non... aspetta, mettiamo giù. Ok. Quello che risparmio, risparmio. Quindi va bene così. Non c'è nessun... cioè, non posso fare altrimenti. Gli altri software servono. Quindi, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Qual era il messaggio di questo video? Fare il content creator costa. Non è fare il content creator, prendi il tuo telefono e parli, ehi, ciao, evviva, yeah, yeah, yeah. Non funziona così. Per fare il content creator seriamente bisogna investire. E tu mi dirai, vabbè, ma se non guadagno, come faccio a investire? E no, l'ordine è inverso. Prima investi e poi guadagni. Non è prima guadagni e poi investi, sarebbe troppo comodo. Se non hai un prodotto di qualità, cioè un video, un podcast di qualità, ma chi è che ti paga? Nessuno. E per avere un video e un podcast di qualità, devi investire soldi. Tutto qua. Quindi... non è un messaggio negativo, è la verità. Io lo sai, sono realista. Non sono né pessimista né ottimista, sono realista. Questo è. Quindi, certo, magari non ti serve, per esempio, non ti serve Zoom se non fai corsi di formazione, non ti serve Envato Elements se non aggiungi nessun, non aggiungi musica, non aggiungi video, non aggiungi niente. Però altri probabilmente ti servono, ok? Va bene, per questo video è tutto. Mi sono dilungato anche troppo. Fammi sapere se hai... delle domande, dei dubbi, delle curiosità, se utilizzi questi software, se me ne puoi suggerire altri più economici, quello che ti pare, ok? Grazie mille, ci vediamo settimana prossima.